Buonasera a tutti, da parte di Pietro Viglia, bentornati al nuovo evento settimanale, tutto dedicato al listino azionario italiano. Come al solito andremo a fare una veloce panoramica e sugli altri listini, prima di far partire la nostra sigla, andiamo a ripercorrere quello che andremo a trattare durante questo evento, quindi riassunto dell'ultima settimana sui mercati azionari. Draghi, che era il market mover della scorsa settimana, delude con la sua retorica nella sua conferenza stampa, delude i mercati azionari, nuovi minimi per l'euro sul valutario, segnali di debolezza da parte del FTSE MIB, e ancora una volta non si arresta il rally del titolo AF e poi alla fine i titoli in watch list e la messa richiesta. Quindi facciamo partire velocemente la nostra sigla e spazio e pochi minuti possiamo partire col nostro nuovo evento targato Trend Online, oggi in compagnia del broker ETX Capital, che andremo anche a conoscere, quindi pochi istanti e partirà appunto il nuovo webinar settimanale.
Eccoci rientrati, quindi siamo quasi pronti e per partire, andare subito a vedere quello che è successo nell'ultima seduta della settimana. Abbiamo visto pochi secondi fa, prima appunto che partisse la sigla, tutti il programma appunto odierno che parte dal riassunto dell'ultima settimana e finisce appunto ai titoli in watch list. Quindi intanto prima di partire, come al solito, chiedo un feedback per audio video, dopodiché pochi istanti, visto che siamo in orario rispetto appunto alla tabella di marcia, e si può tranquillamente andare ad analizzare l'ultima seduta, come è iniziata quella, la nuova ottava, la cui prima seduta è finita appunto da poche ore, e poi quindi andremo a trattare i titoli in borsa, i titoli in portafoglio e i titoli l'analisi appunto a richiesta delle tante domande che già vedo in chat. E possiamo tranquillamente partire, quindi andare a vedere che è stata l'ultima settimana, l'ultima ottava a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre. È stata una settimana difficile sui listini finanziari, che in scia al mancato annuncio di politiche super espansive da parte della BCE, l'abbiamo visto durante l'ultimo evento della scorsa settimana, che la riunione della BCE rappresentava il market mover settimanale, il market mover mensile, che era in grado di poter dare un indirizzo ai mercati azionari. Quindi il mancato annuncio di politiche super espansive da parte di Draghi, tramite l'acquisto dei famosi titoli di Stato, in questo appunto con l'assenza di queste news, i listini azionari del vecchio continente hanno chiuso in deciso e ribasso, vendite che hanno colpito senza distinzione sia l'equity che le obbligazioni. In questo scenario quindi torna a scendere il sentiment, continua a scendere il sentiment di breve degli investitori. Attenzione, perché pesa alla revisione, la revisione al ribasso che potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore da parte del Fondo Monetario Internazionale, non solo nell'area euro ma anche in altri continenti. Sale allo stesso tempo l'indice di paura rappresentato dal VIX, che durante la seduta di giovedì scorso, in concomitanza con la riunione della BCE, si è spinto l'indice VIX, l'indice della volatilità, fino oltre la soglia dei 17 punti, che rappresentano i massimi degli ultimi 60 giorni, e continuano allo stesso tempo le vendite sulle società a media e quindi piccola capitalizzazione, e anche sui bond ad alto rendimento. Tra le poche notizie positive che sono arrivate durante l'ultima settimana, si segnalano ancora una volta gli ottimi dati macro provenienti da oltreoceano, con la disoccupazione statunitense che è scesa ai livelli del 2008, quindi pre-crisi, pre-Lehman Brothers, disoccupazione quindi a livello del 5,9%, nonostante alcuni analisti si siano affrettati a dire che la forza appunto lavoro che prende parte a questo a questa rilevazione è scesa leggermente rispetto all'ultimo mese. Ma attenzione, perché la disoccupazione scende al 5,9% e nuovi posti di lavoro per la prima volta dopo alcuni mesi riguardano soprattutto persone appunto che vengono immesse nel mondo del lavoro non più part-time ma quindi full-time. Quindi le aziende statunitensi credono che la ripresa economica oltreoceano è già in atto, e attenzione, perché durante la settimana partirà la stagione delle trimestrali, come al solito con Alcoa. Quindi a metà settimana, attenzione, perché in una settimana che sarà quella, la settimana appunto che è partita da poche ore, che sarà scarna di dati macro, molta importanza arriverà, molta importanza arriverà dalle trimestrali appunto statunitensi, dal beige book, che potrà dirci qualcosa in più per quanto riguarda la politica monetaria espansiva da parte della Fed, ovvero quando nell'ultimo mese di ottobre dovrebbe finire il famoso tapering. Il beige book potrebbe dirci appunto se all'interno del board e della Fed c'è una visione per quanto riguarda il rialzo dei tassi. Ricordo, rialzo dei tassi che
personalmente non vedo prima del primo semestre 2015. Quindi attenzione al Beige Book nella giornata di mercoledì. Quindi dicevamo, le uniche notizie positive arrivano dall'America, con la disoccupazione che scende ai livelli del 2008 al 5,9%. E sul mercato dei governativi poco da segnalare durante l'ultima settimana, si viaggia sempre sui livelli della scorsa ottava, con il BTP Bund che scambia in aria 145 punti base, con un rendimento sul decennale fermo sempre in area 2,25-2,30, quindi poco da segnalare durante questa settimana, nonostante siano continuati i deflussi dal fondo PIMCO dopo l'abbandono da parte della di Bill e Gross. La situazione quindi pare si sia stabilizzata appunto sul mercato dei governativi, mentre attenzione perché nuove discese, nuove vendite si abbattono sull'euro. Ricordo che durante l'ultima settimana il dollar index, ovvero che misura i valori di cambio della valuta statunitense verso le sue principali controparti, è balzata ai massimi degli ultimi 4 anni, e nello specifico l'euro va a far segnare nuovi minimi di periodo in area 1,25. Ricordo ancora una volta che possibili rimbalzi dal punto di vista operativo e possibili rimbalzi fin verso area 1,27-1,28 non cambieranno lo scenario appunto di breve, ma si inquadrano all'interno di un trend discendente, un normale pullback all'interno di un trend discendente. E ricordo che il nuovo target ribassista per quanto riguarda il cambio euro-dollaro è posto sulla soglia di 1,20, che rappresentano i minimi fatti segnare a metà del 2012. La svalutazione dell'euro, quindi della moneta unica europea, è finora l'unico risultato concreto delle misure che sono state prese in atto nelle ultime settimane da parte della BCE. Ricordo l'ultima, il famoso TLTRO, che da un certo punto di vista è stato alquanto deludente, in quanto la richiesta da parte delle banche è stato appunto di 82 miliardi. L'unico quindi L'unico successo quindi da parte della BCE è appunto la svalutazione della moneta unica europea. E ora sì, appunto, le domande da questo punto di vista, quello che è successo durante l'ultima settimana, è se la BCE sia o meno ostaggio dei falchi che arrivano appunto dai banchieri del nord Europa. La risposta è appunto a metà strada. Credo che Mario Draghi stia mettendo in campo queste misure lui stesso, sa benissimo che le ultime misure messe in campo, come abbiamo detto, acquisti di titoli di Stato, di ABS, poco potrebbero cambiare per quanto riguarda non solo i livelli di inflazione che sono sui minimi degli ultimi anni, ma anche per quanto riguarda la ripresa economica. E quindi a quel punto è davanti a un'economia che dovrebbe continuare a rimanere ferma, l'arma del QE rimarrà l'unica soluzione che dovrebbe a quel punto essere accettata anche dalla Bundesbank, quindi dai falchi tedeschi, per rimettere in moto l'economia dell'area euro. Ricordo, a proposito di Germania, ad inizio appunto della seduta odierna, il deludente dato arrivato dagli ordinativi industriali tedeschi, scesi di quasi il 6% nell'ultimo mese. Quindi questo segnala ancora una volta di più che le misure di austerità volute in primis dalla Germania, se fino a qualche anno fa potevano avere dato un risultato importante appunto solo per la Germania, negli ultimi tempi stanno appunto inviando segnali di nuova debolezza, di rinnovata debolezza anche da parte della locomotiva tedesca, e quindi
arriveremo a fine 2014, inizio 2015, che a quel punto la BCE dovrebbe mettere in campo il famoso appunto QE. Si spera che non sia troppo tardi appunto per far ripartire l'economia nell'area euro, ma appunto al momento le attese sono appunto di rimanere per i prossimi 3 mesi, cercare di vedere se ABS, acquisto di bond ellenici, ciprioti possono avere dare un sussulto all'economia appunto nell'area euro prima di mettere in moto appunto il famoso EQE, quindi le possibilità è che la BCE vara un vero e proprio quantitative easing con l'acquisto di titoli del debito sovrano europei, secondo il mio punto di vista sono molto superiori a 60-70%. Sul mercato, sull'indice appunto esteri, l'ultima settimana ha segnato una nuova discesa da parte del DAX. Andiamo subito a vedere il grafico che comunque è fermo alla giornata di venerdì e nella giornata odierna leggero rimbalzo da parte appunto dell'indice tedesco. Area 9195, area 9200, viene confermata quindi il trend discendente ormai in atto da qualche settimana. Prossimi target posizionati su 9165 punti. Sotto questi livelli è possibile una continuazione appunto del trend in corso, del trend discendente in corso fin verso l'importante minimo di periodo fatto segnare non solo nel mese di agosto, ma anche a cavallo tra marzo e aprile del 2014, l'area 9.000-8.900 e punti. Sarà appunto importante quei livelli per evitare un'ulteriore fase di debolezza. Per quanto riguarda il nostro mercato azionario, l'ultima settimana si è chiusa appunto in ribasso di quasi il 3%, con l'indice che nella giornata di giovedì è andato a rompere quel famoso box in cui era chiuso appunto il nostro indice principale da parecchie sedute tra i supporti posti in area 20.250, le resistenze in area 20.800-20.850. Il break ribassista arrivato nella giornata di giovedì ha decretato appunto un segnale ribassista e il rimbalzo partito nella giornata di venerdì e all'inizio della giornata odierna, poi chiusura in ribasso dello 0,4%, non cambiano nel breve il trend appunto che rimane al ribasso. Ricordo che eventuali rimbalzi fin verso la soglia dei 20.400-20.500 si inquadrano appunto all'interno di un normale pullback. Sarà solo con il break di area 20.500 punti che il nostro indice principale potrebbe inviare un primo segnale di fiducia capace di spingere le quotazioni fin verso la soglia dei 20.800-20.850 e a seguire 21.000 punti. Ricordo che in area 20.500, perché è importante questi livelli, su questi appunto su quest'area transitano le due medie importanti a 10 e a 50 giorni, appunto in area 20.460-20.500 punti. Andiamo velocemente anche a vedere i titoli all'interno del FTSE MIB che continuano ad essere impostati al rialzo e ancora una volta si parte, non si può non partire da un titolo che è nel nostro portafoglio mid cap ed è il titolo AF che brecca i top di periodo, l'ex resistenze in area 1,83-1,85 decretando un nuovo segnale di forza e chiusura in area 1,90 con prossimi target posizionati sulla soglia dei 2 euro. Su questi livelli, nel caso appunto nelle prossime ore dovessero appunto essere toccati, verrà fatta un'ulteriore analisi. Ricordo che il titolo continua ad andare avanti e ad andare incontro a questo rally ormai da parecchi mesi, nonostante il settore di competenza, il settore russo, continua a soffrire, continua ad essere impostato al ribasso, nonostante possano capitare durante le giornate alcuni rimbalzi. Quindi attenzione al titolo AF che rimane impostato al rialzo. E tra altri titoli che sono impostati al rialzo, andiamo subito a vederli, ritroviamo
velocemente Ferrovia Nord e Milano, che si porta a contatto con l'importante fascia laterale in cui il titolo è ingabbiato ormai da parecchie settimane. Siamo in area appunto 0,65 e 0,355. Oltre questi livelli, il titolo appunto Ferrovie Nord Milano, che dovrebbe anche essere un titolo che potrebbe raccogliere la speculazione per quanto riguarda l'Expo, e potrebbe spingersi a quel punto le quotazioni fin verso i massimi fatti segnare a marzo in area 0,70. Quindi attenzione al titolo Ferrovie Nord Milano in area 0,65-0,655. Altri titoli che risultano impostati al rialzo, titolo che durante questa settimana è entrato nel nostro portafoglio, è il titolo Nokia Corporation. Anche qui il pullback che si è arrestato sui prezzi dell'importante appunto livello del super trend in area 6,50-6,55 ci ha fatto appunto entrare in posizione sul titolo, che ormai è all'interno di un trend ascendente in atto da parecchi mesi, e a questo punto il prossimo target rialzista, nonostante il gap lasciato aperto nella giornata odierna, il prossimo appunto target viene stabilito sui 7 euro. E chi fosse interessato appunto al titolo, consiglio di fare molta attenzione alla ricopertura del gap, quindi in area 6,65-6,66, e discese sotto questi livelli, discese appunto su questi livelli, e la loro tenuta dovrebbe rappresentare un'occasione per entrare appunto sul titolo Nokia. Anche qui molte sono le attese per quanto riguardano i conti del prossimo trimestre, che potrebbero essere superiori alle attese degli analisti. Proseguiamo con ulteriori titoli appunto non solo in watch list, ma sono appunto all'interno del nostro portafoglio e titoli. Tra le larghe cap troviamo ancora una volta il titolo Banca Popolare di Milano, che nel breve rimane all'interno di una fase laterale posta tra i supporti in area 0,60 e le resistenze in area 0,66. Sarà con il break di questi livelli che il titolo invierebbe un importante segnale di forza, con primi target in area 0,70 e a seguire top di periodo posizionati in area 0,73-0,735. Altri appunto titoli in watch list, andiamo subito a vedere il titolo Banca Ifis, titolo che si mantiene all'interno di una importante anch'essa fase di trading range tra i supporti in area 15 euro e le resistenze posizionate sulla soglia dei 16 euro. Sopra questi livelli, accompagnati come al solito dai volumi, verrebbe inviato un importante segnale long, un importante segnale di acquisto. A quel punto il titolo potrebbe spingersi verso i top fatti segnare in area 16,50 nel mese di marzo, e a seguire 17 euro. Altro titolo che è in watch list e che al momento non ci ha dato la possibilità di entrare in posizione è il titolo Retelit. Più volte abbiamo parlato del titolo Retelit come di un titolo speculativo nel medio-lungo periodo. La fibra ottica nelle ultime settimane, anche nelle ultime giornate, abbiamo avuto anche i rumors di una vendita, della vendita da parte di A2A di MetroWeb, quindi la vendita di queste società potrebbe riportare il settore delle fibre nuovamente sotto la luce del riflettore, quindi riportare il titolo Retelit a muoversi al rialzo. Nel breve, attenzione a un possibile
e a una possibile fase di consolidamento in area 0,65-0,66 ex top di periodo, tenuta di questi livelli per chi ama operazioni speculative, potrebbe appunto essere importante per entrare sul titolo con primi target, attenzione perché è un titolo molto volatile, un titolo appunto da maneggiare con in cautela, e a quel punto la tenuta di quei livelli che stavo segnalando, area 0,65-0,66, dovrebbe portare il titolo a contatto con le importanti resistenze posizionate in area 0,75, oltre i quali il titolo andrebbe a toccare i top di periodo fatti segnare nei primi mesi del 2014 in area 0,80. Quindi attenzione al titolo Retelit. In watchlist, area 0,66, tenuta di questi livelli, dovrebbe appunto essere un'opportunità per mettere un titolo altamente speculativo e giocarsi appunto le carte per le prossime, settimane. E come al solito chiedo a metà del nostro incontro se abbiamo qualche problema di audio e video, vedo che al momento non c'è nessuna in chat, nessuno che indica dei problemi, quindi si può continuare tranquillamente il nostro incontro, andare subito a vedere altri titoli che al momento sono interessanti per le prossime settimane, e tra queste senza dubbio c'è il titolo Ansaldo STS, che nella giornata odierna si porta a contatto con le importanti resistenze posizionate in area 9 euro, chiusura in area 9,04, si aspetta solamente l'OPA da parte dei pretendenti sulla società controllata da Finmeccanica, ma a questi livelli, attenzione il consiglio, a questi livelli per chi è rimasto fuori dal rally partito da metà giugno, il consiglio è quello di evitare la sovraesposizione appunto sul titolo, ma appunto di aspettare al massimo dei ritracciamenti e acquistare il titolo su debolezza. E questi erano appunto alcuni dei titoli interessanti in versione long, andremo tra pochi istanti a vedere quelli invece in posizione short, e tra questi, nonostante il rimbalzo dell'ultima giornata e delle ultime ore, troviamo il titolo Astaldi, titolo che chiude in aria 6,08-6,10 dopo aver tentato il test delle prime resistenze ex supporti in area 6,30. Al momento il rimbalzo odierno si inquadra come al solito all'interno di un normale pullback, all'interno, ricordo, di una fase discendente ormai in atto da parecchie settimane, quindi il mancato break di area 6,30 potrebbe essere sfruttato per aprire nuove posizioni ribassiste, al contrario su debolezza la rottura dei 5,80 decreterebbe nuovi segnali short, nuovi segnali di vendita. E sempre per quanto riguarda l'operatività short, andiamo a vedere il titolo editoriale appunto L'Espresso, anche qui nonostante il rimbalzo odierno il titolo non si porta sopra gli ex supporti posizionati in area 1,03-1,04 ex appunto ex supporto divenute resistenze, e anche qui al momento il rimbalzo si inquadra come un normale movimento all'interno di un trend discendente, posizione short aperta all'interno del portafoglio mid cap, e come quella sul titolo RCS, ricordo i titoli editoriali, le notizie della giornata odierna sono di un nuovo ribasso per quanto riguarda la pubblicità, quindi i rimbalzi sono al momento occasioni per andare short appunto sul settore. Quindi anche il titolo RCS Media Group è un titolo che nelle ultime settimane ha rotto gli importanti supporti posizionati in area 1,10 decretando un segnale di vendita, quindi una possibile espansione dei prezzi fin verso area 1,10 e mancato break potrebbero ancora una volta essere delle nuove occasioni per andare short. Al contrario, su nuova debolezza, attenzione alla rottura di area 0,97, sotto i quali appunto il titolo del Corriere della Sera invierebbe un nuovo e forte segnale di acquisto.
Ultimo titolo, ancora una volta in e short, il titolo Saras, che nella giornata odierna ha goduto della promozione da parte di Mediobanca, titolo che comunque si mantiene sempre sui minimi di periodo per dare un importante segnale di acquisto. Il titolo dovrebbe superare area 0,93 e 0,935, che sono i top degli ultimi 2 mesi. Solo oltre questi livelli il titolo appunto petrolifero invierebbe un segnale di acquisto. Questi erano appunto titoli in portafoglio o titoli in watch list, sia long che short. La chat aperta per le vostre domande. Attenzione, perché mi arrivano appunto alcune domande che riguardano l'oro, riguardano l'investimento sulla materia prima come l'oro. Poco da dire, perché la speculazione sul rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti ha fatto venir meno, come solitamente è, l'attrattiva dell'oro, che ha rotto nelle ultime giornate l'importante soglia dei 1200 dollari, inviando un segnale appunto di debolezza, un segnale short. Tutte le commodity al momento sono impostate al ribasso, e i movimenti che potrebbero arrivare, come il petrolio, come l'argento, e ricordo che il petrolio è sui minimi degli ultimi anni, l'argento anch'esso sui minimi degli ultimi anni, tutti i rimbalzi si inquadrano all'interno di un normale pullback. Siamo in un trend discendente, quindi sfruttiamo al massimo, per chi è long, i rimbalzi per chiudere alla meno peggio le operazioni. Per chi invece è fuori dalle operazioni, sfruttare appunto i rimbalzi per aprire posizioni ribassiste, posizioni short. Ricordo che le commodities sono anche impostate al ribasso per la nuova revisione al ribasso della crescita statunitense. L'abbiamo visto all'inizio della nostra seduta oggi di lunedì 6 ottobre, da parte della Banca Mondiale, che ha rivisto al ribasso la crescita cinese sotto il 7,5%. Quindi sappiamo benissimo che la Cina è uno dei maggiori consumatori, non solo di materie prime, ma appunto di materie prime, e quindi un'economia in frenata dovrebbe portare appunto, come al solito, vendite, fasi di debolezza appunto sui metalli preziosi, su materie prime, quindi come il petrolio e oro, argento e tutto quello che appunto si lega alle materie prime. E quindi questa era una piccola parentesi per quanto riguarda l'oro, per quanto riguarda appunto l'oro, che poche volte lo trattiamo. Prima di andare a parlare appunto delle domande che sono fatte in chat, ricordo, siamo in compagnia del broker ETX Capital. Ricordo che agli iscritti, come al solito, il nostro evento è diventato un evento a numero chiuso, per evitare, come è successo 2 o 3 settimane fa, un ingorgo alle linee e alcuni intoppi al nostro evento. E ricordo che ETX Capital ha dato fiducia a questo evento. Ricordo che ETX Capital è uno dei primi broker presenti in Inghilterra, e gli iscritti di questa sessione del webinar hanno un bonus quasi vicino al 60% sul primo deposito che viene fatto. Ricordo che il broker opera sul listino azionario italiano, materie prime, valutario, tutti i titoli del nostro mercato, quindi FTSE MIB, Mid Cap, e le maggiori appunto Small Cap sono trattati da parte appunto di ETX e Capital. Ricordo, come al solito, di il consiglio, prima di aprire un conto, è come al solito visitare la pagina del broker, visto che ci sono anche le linee telefoniche, la chat, e appunto di sentire tutto quello che hanno appunto da dire prima di aprire un conto, come solitamente dico in tutti gli eventi dove abbiamo qualche sponsor che ci accompagna nella nostra ora. E torniamo quindi alle analisi e alle richieste che vengono fatte in chat per quanto riguarda il nostro indice principale, per quanto riguarda i titoli presenti all'interno del paniere appunto del listino italiano. Si parte subito con una mid cap,
poche volte trattata nei nostri incontri e il titolo è appunto Dea e Capital. E l'utente appunto che ci scrive parla di volumi in salita, in effetti i volumi nelle ultime giornate sono in netta risalita, soprattutto nella giornata di venerdì abbiamo avuto dei volumi esplosivi, è quasi tre volte la media giornaliera mensile, ma al momento, attenzione, sul titolo non c'è nessun segnale d'acquisto. Un primo campanello d'allarme, quindi un primo segnale long, si potrebbe intravedere con il break di area 1,49. Oltre questi livelli, il titolo andrebbe a testare i top degli ultimi mesi posizionati in area 1,54. Attenzione perché nel breve siamo all'interno di una fase laterale con base in area 1,41-1,42, quindi attenzione perché anche la tenuta di questi livelli potrebbe essere interessante per entrare appunto sul titolo. Andiamo velocemente al FTSE MIB e iniziamo a parlare del titolo Azimut. Attenzione perché le prossime giornate saranno giornate importanti per quanto riguarda i titoli del risparmio gestito, in quanto verranno comunicati i dati di raccolta del mese di settembre, quindi potrebbero arrivare delle notizie importanti appunto non solo su Azimut ma anche su Banca e Generali e Mediolanum. Su Azimut il titolo sta testando i primi importanti supporti posizionati in area 18,65-18,70, attenzione perché la rottura di questi livelli potrebbe decretare un segnale di vendita, a quel punto la strada sarebbe spianata per il test dei minimi d'agosto. Al momento vedo questa eventualità abbastanza remota, gli indicatori sembrano aver decretato una possibile inversione, una possibile divergenza rialzista, e quindi nelle prossime giornate potremmo a quel punto attenderci una ripresa dei corsi con primi segnali e positivi solamente con il break di area 20,40. Ricordo che un segnale di forza arriverebbe solamente con il break di area 21,70. Rimaniamo sempre nel settore bancario, andiamo a trattare il titolo MPS. Più volte l'ho detto che nel breve è un titolo impostato al ribasso. Per ora l'importante soglia dell'euro sembra reggere alla spinta ribassista, appunto, che ormai viene da parecchi mesi. E eviterei comunque, nonostante tutto, eviterei l'entrata su questi livelli, ma al contrario, visto che siamo impostati al ribasso, aspetterei un segnale di forza. E per aspettare, per avere dei segnali di forza, il consiglio è quello di aspettare il test di area 1,20. Solo oltre questi livelli il titolo appunto della banca senese invierebbe un segnale d'acquisto. Acquistare ora su debolezza sarebbe solamente una scommessa, siamo all'interno di un forte trend ribassista. Ricordo nelle prossime settimane i risultati degli stress test, ricordo che tante banche italiane durante le ultime settimane hanno venduto titoli di Stato per abbellire la propria pagella, per rendere appunto i loro conti migliori rispetto a quelli che appunto potevano essere, quindi attenzione perché gli stress test rappresenteranno un test importante per il settore bancario. Sappiamo benissimo che il settore bancario è il settore appunto maggiormente presente sul nostro FTSE MIB e quindi sarà la ripresa di questo settore dovrebbe riportare il nostro indice principale a ritornare appunto verso l'alto, quindi attenzione come al solito al settore bancario. Quindi ritornando ad MPS, al momento eviterei un acquisto debolezza, ma aspetterei il break di area 1,20 e quindi che sono i top degli ultimi mesi. Sempre sul settore bancario, il titolo appunto Unipolsai, la domanda è se si potrebbero aprire delle posizioni ribassiste. In effetti il titolo Unipolsai avrebbe dato un segnale ribassista con
il break di area 2,28-2,25 avvenuto durante la scorsa settimana. A questo punto, visto che il trend sembrerebbe indirizzare le quotazioni fin verso la soglia dei 2 euro, a questo punto eviterei di entrare short, o almeno aspetterei al massimo un rimbalzo che riporti le quotazioni fin verso le prime resistenze, fin verso gli ex support, e qui il mancato break di questi livelli potrebbe essere sfruttato per aprire delle posizioni ribassiste. Entrare a metà strada tra le prime resistenze e i forti supporti posizionati in area 2 euro al momento avrebbe poco senso. Andiamo al settore lusso con il titolo IUX, titolo che nelle ultime giornate ha tenuto gli importanti supporti posizionati in area 16,35-16,40, primi segnali di ripresa appunto da parte dell'intero settore lusso. Abbiamo visto nella giornata odierna dei target al rialzo arrivati su altri titoli come Moncler, e IUX che ha pagato, che continua a pagare, nonostante il proprio PE sia a sconto rispetto ai competitors, e anche la quotazione, la neoquotata appunto Zalando a Francoforte, che è scesa sotto il prezzo appunto di collocamento, ma che nelle scorse settimane ha pagato il profit warning di ASOS, che è appunto quotata a Londra. Quindi più fattori che hanno spinto al ribasso, ormai siamo all'interno di un conclamato trend discendente, e a questo punto le attese sono appunto di una continuazione appunto di questo trend discendente. Quindi l'unica positività, le uniche appunto novità positive potrebbero arrivare in prima battuta con il ritorno delle quotazioni sopra le 18,30. Oltre questi livelli il titolo andrebbe a ricoprire il gap up, vediamo appunto che siamo sempre sotto la trend line discendente che parte dai top che sono stati appunto registrati all'inizio 2014. Quindi al momento le uniche possibilità di fiducia da dare al titolo IUX si inquadrano solamente con il recupero appunto di area, abbiamo detto prima, 18,30, oltre i quali si andrebbe a coprire velocemente il gap down. Torniamo al settore bancario con il titolo Credito Valtellinese, titolo che rimane poco da segnalare rispetto alle ultime giornate, è un titolo che rimane all'interno di una fase appunto di trading range con supporti in area 0,84 e resistenze in area 0,92, quindi un trading range abbastanza ampio. L'unica positività e riguarda i volumi che nelle giornate appunto di salita sono appunto forti, si scende con volumi quasi pari alla media generale mensile, i forti volumi arrivano soprattutto in giornate di rialzo, quindi attenzione al momento, quindi aspetterei il test nel caso dei primi supporti o il break delle resistenze in area 0,92, stessa situazione che abbiamo visto sul Banco Popolare di Milano. Andiamo ad un BIC del FTSE MIB, il titolo ENI, è il titolo che paga la discesa del petrolio, è il titolo che si sta appoggiando a dei forti supporti posizionati in area 17,70 che corrispondono a delle ex resistenze. Quindi attenzione a questi livelli, perché sotto verrebbe inviato un segnale di negatività, un ulteriore segnale e short, e a quel punto il titolo potrebbe velocemente andare a toccare i primi target, i nuovi target ribassisti posizionati in area 17 euro. Quindi velocemente andiamo avanti e andiamo alla controllata di Eni, che è rappresentata dal titolo Saipem, titolo anch'esso ormai
all'interno di un entrend ribassista, anche qui le attese sono di un possibile test sui minimi degli ultimi mesi posizionati in area 15,30. Sotto questi livelli il titolo appunto Saipem invierebbe nuovi segnali di debolezza. Ora, pochi minuti per trattare un qualcosa che è successo durante il finire della scorsa settimana con il titolo World Duty Free, titolo che era entrato nel nostro portafoglio Large Cap con il break delle importanti resistenze, anche perché il segnale in quel caso era un segnale affidabile nella giornata a metà della scorsa settimana. Il break di area 9,10 aveva decretato un segnale di acquisto appunto sul titolo controllato dalla famiglia Benetton, dalla società Autogrill. Cosa è successo? Che nella seduta di venerdì la società sul finire della giornata di giovedì, quindi a mercati chiusi, c'è stata una conference call da parte della società che ha aggiornato il proprio piano industriale, soprattutto per quanto riguarda gli aeroporti spagnoli e inglesi. E cosa è successo? Che i canoni di locazione, sappiamo che il titolo World Duty Free, la società World Duty Free gestisce appunto agli interni degli scali dei negozi, i canoni di locazione appunto negli aeroporti spagnoli è aumentato appunto intorno al 20-30% rispetto a quanto era stato detto in precedenza. Questo ha portato forti vendite sul titolo Autogrill, sul titolo appunto Gold Duty Free, che al momento sconta a questi prezzi, sconta un profit warning. In effetti la notizia che appunto è arrivata nella giornata di venerdì è una specie di profit warning, ma attenzione, perché la società nelle ultime ore ha anche dichiarato che per cercare di compensare questi problemi intanto sono stati rinnovati alcune convenzioni con gli aeroporti appunto britannici, un'ulteriore riduzione dei costi che dovrebbe appunto fronteggiare queste news negative che sono arrivate nella giornata di venerdì. Quindi le notizie a mercati aperti sono arrivate nella giornata di venerdì, c'era poco da fare nella giornata di giovedì perché la conferenza stampa era a mercati chiusi, quindi l'apertura in forte gap down nella giornata di venerdì. Al momento, nonostante tutto, il titolo, anche perché si sarebbe venduto appunto sui minimi di giornata, sui minimi di periodo, rimane in portafoglio con uno stop a questo punto senza se e senza ma sotto area 7,65. Al momento, come dicevo prima, il titolo sconta un profit warning che ancora non è arrivato, ma e le attese, nonostante la forte debolezza appunto in atto, le attese per le prossime giornate sono di un pronto recupero. Perché dico 7,70? Perché più volte area 7,70 si è dimostrato un importante supporto per appunto il titolo. Quindi attenzione, perché ricordo anche che prima di queste news il titolo è andato anche incontro a un forte rally durante il mese di agosto, anche in seguito a news rumors di possibili appunto merger e acquisition all'interno del settore appunto degli scali aeroportuali. E anche durante il weekend ci sono state appunto su vari articoli, su vari giornali, su vari quotidiani delle notizie appunto che riaprono queste eventualità. Quindi ma siccome i prezzi hanno sempre ragione, ricordo uno stop senza se, senza ma, intransigente sotto area 7,70-7,65. Nella giornata odierna i volumi sono tornati leggermente, nonostante siano in rialzo, comunque non siamo sui livelli dei volumi scambiati nella giornata di venerdì, che hanno raggiunto quasi i 12 milioni. Ritorniamo alle mid cap, ritorniamo al titolo EBS, titolo che si muove come abbiamo visto Credito Valtellinese, come Banca Popolare di Milano. Siamo
tra i primi supporti posizionati in area 7,70 e le resistenze in area 8,25-8,30. Fin quando si rimane all'interno di questo trading range c'è poco da fare, il segnale operativo arriverà col break del resistente o con appunto la rottura degli importanti supporti. Quindi nel caso il titolo si avesse in portafoglio, sotto area 7,70 andrebbe chiuso perché si aprirebbero le porte per un test sui minimi dell'8 agosto in area 7 euro. Quindi attenzione anche qui alla fase laterale in atto ormai da parecchie settimane. E andiamo, ritorniamo invece sul settore bancario con il titolo Banca Popolare Etruria e Lazio. Qui i rumors, le news parlano sempre di una possibile trasformazione della banca in SPA, al momento tutto rimane appunto su carta, nessuna appunto novità di rilievo, e nel frattempo il titolo va a testare gli importanti supporti posizionati in area 0,62. Attenzione perché sotto questi livelli si aprirebbero un'importante fase di debolezza, a quel punto il titolo potrebbe andare incontro a svariate vendite con possibile estensione appunto fin verso la soglia di 0,50. Ricordo che da mesi si parla di una possibile trasformazione appunto della società in SPA, nei mesi scorsi c'erano anche rumors su possibile aggregazione nel settore, ma al momento poco da fare, le notizie appunto sono rimaste solamente le notizie. E ricordo che rumors importanti invece per quanto riguarda merger acquisition, unioni all'interno del settore bancario riguardano la Popolare di Milano. Nelle ultime settimane, le ultime giornate, la scorsa settimana, notizie sono arrivate dal fronte appunto delle Popolari: sarebbe appunto la Banca Popolare interessato ad un'unione, ad una collaborazione con il TIT, appunto con la Popolare di Milano. In quel caso la speculazione dovrebbe colpire appunto la banca e milanese, che dovrebbe appunto andare al rialzo. Questo era una segnalazione extra analisi tecnica, ma che appunto si faceva riferimento solamente ai rumors, alle news. Andiamo a vedere il titolo Cementir, titolo che rimane a metà strada tra gli importanti supporti in area 4,50 e le resistenze in area 5,25. Sembrerebbe che nelle ultime giornate il titolo abbia ritrovato una leggera forza, ma al momento il consiglio è quello appunto di aspettare il test delle resistenze prima di entrare in posizione. Come al solito, entrare a metà strada tra un supporto e una resistenza non avrebbe nessun significato. Altra mid cap richiesta è il titolo Esprime, titolo che con la rottura di area 6,30 ha decretato un segnale di ribasso. Rottura area 6,40 ha decretato appunto un segnale ribassista, col titolo che è sceso fin verso la soglia dei 6 euro. Nel breve un segnale positivo arriverebbe con la ripresa appunto di area 6,20, al contrario la rottura dei 6 euro sarebbe un nuovo segnale di debolezza, con in primi target posizionati in area 5,75-5,80. Andiamo a vedere appunto altre velocemente il titolo Sabaf, titolo appunto che scambia pochi volumi, titolo che sembra consolidare sotto la soglia dei 14 euro, segnali d'allarme che arriverebbe appunto, segnali d'acquisto che arriverebbe con il break di area 13,80, quindi massima attenzione a questi livelli. Sopra 13,80 arriverebbe un segnale long sul titolo Sabaf. Titolo Trevi, andiamo velocemente a vedere il titolo Trevi, anche questo impostato al ribasso. Le attese sono per un test in area 5,20-5,25, minimi di agosto, massima anche qui attenzione a questa soglia di prezzo sotto i quali si innescherebbero nuove vendite, una nuova fase di debolezza. Si rimane sempre nel settore con il titolo Maire Tecnimont, che con volumi bassi
sembra consolidare nei pressi di area 1,90, 1,88, 1,90 volumi che sono bassi, sembrerebbe appunto una fase di accumulo. E anche qui credo che per avere un nuovo segno di rialtista dovrebbero arrivare delle news. Solo con delle news il titolo potrebbe riprendersi. Primo segnale comunque è long, primo segnale positivo si avrebbe con il ritorno delle quotazioni sopra la soglia dei 2,10 euro, 2,05, 2,10, sopra questi livelli verrebbe inviato un primo segnale positivo. Ritorniamo al settore lusso con il titolo Salvatore Ferragamo, diceva appunto in apertura, il settore lusso che sembrerebbe aver ripreso e aver ripreso appunto essere all'interno di un rimbalzo, aver finito la fase di correzione, titolo che nelle giornate scorse ha chiuso l'importante gap up che si era lasciato aperto in area 20,80, tenuta di questi livelli ha fornito un segnale positivo, un segnale importante. Vediamo se nelle prossime giornate appunto il titolo continuerà appunto la ripresa. Al ribasso invece sotto area 20,80 verrebbe appunto invalidato il rimbalzo della giornata odierna e si aprirebbe una nuova fase di debolezza con possibile target in area 20 e a seguire 19 euro. Si rimane sul FTSE MIB con il titolo STM, titolo che nelle ultime giornate sta consolidando sotto le prime resistenze in area 6,10-6,15, oltre questi livelli arriverebbe un nuovo segnale di acquisto. Al ribasso, attenzione ai forti supporti in area 5,80 che nelle scorse settimane hanno fermato appunto le prese di beneficio che erano partite appunto nel mese di settembre. Si va alle utility con il titolo Ascopiave. Ricordo che il settore utility è un settore al momento negativo, un settore debole, quindi maneggiamo anche qui in cura, evitiamo l'acquisto se non abbiamo dei segnali grafici affidabili. Al momento importante sarebbe la tenuta di area 1,77-1,75. E solo con la tenuta di questi livelli il titolo invierebbe un primo segnale positivo, anche se sarà solamente con il break dei 2,05 che il titolo appunto invierebbe un segnale di acquisto. Titolo d'amico è un titolo che è entrato nel portafoglio mid cap durante la scorsa settimana con la tenuta di area 0,40, la tenuta di questi importanti livelli e che rappresentano i minimi degli ultimi anni, che più volte hanno arrestato appunto la discesa dei corsi. La tenuta di questi livelli ci ha fatto entrare sul titolo d'amico un'operazione di medio-lungo periodo con primi target ambiziosi in area 0,50 e stop sotto appunto i minimi che appunto sono rappresentati qui dal grafico, sotto area 0,40 si chiuderebbero le posizioni. Rischio rendimento abbastanza basso, supporto importante che ha retto più volte, quindi l'operazione ci stava e tutta. Nelle ultime giornate mi sono accorto, chi mi conosce sa, che opero generalmente su segnali di forza, ma la forte volatilità che è arrivata nelle ultime settimane e più delle volte ha scombussolato appunto i piani, in particolar modo sulle large cap, come è successo sul titolo World Duty Free. Quindi la volatilità in atto ha portato un leggero cambiamento in questa fase della mia operatività, quindi si guarda la tenuta di forti supporti, soprattutto all'interno di un trend rialzista, per entrare in posizione. Quindi aspettiamo che passi questa fase di volatilità prima appunto di ritornare ad operare sulla forza. Poi naturale che ci sono tanti titoli che sono in posa dal rialzo e i cui break dei massimi generano dei segnali positivi, allora in quel caso lo abbiamo visto senza se e senza ma, è stato il caso di Nokia
e il caso di AF, nonostante in portafoglio di area 1,40, ma la rottura di importanti resistenze sul titolo appunto AF ha generato importanti segnali di acquisto. Titolo Enel che viene richiesto, sul titolo Enel poco da dire, importante la tenuta dei 4 euro sotto, e il titolo invierebbe segnali di negatività, segnali di vendita. Chi opera al rialzo aspetterei il break di area 4,25, che sono i top delle ultime settimane. Andiamo al titolo Elica, titolo che sembra, appunto, se ricordo bene, appunto è sui minimi di periodo. Attenzione, perché andiamo a vedere meglio il grafico. Nella giornata odierna il titolo avrebbe inviato un segnale di vendita, quindi attenzione, perché il mancato recupero di area 1,60 confermerebbe appunto il trend in atto discendente, che potrebbe portare le quotazioni fin verso area 1,50 e a seguire area 1,43-1,42, quindi attenzione al titolo Erika. Andiamo al titolo Fiat, titolo Fiat che tra pochi giorni debutterà a New York, a Wall Street, titolo che nonostante i prezzi di beneficio che sono sviluppati in scia al profit warning di Ford, rimane sempre un titolo attraente, e la tenuta dei primi supporti posizionati in area 7,30 è importante appunto per la ripresa e delle quotazioni. E quindi attenzione al titolo Fiat, che ancora una volta reputo uno dei migliori dell'intero listino italiano. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento quotidiano, un'ora insieme è passata velocemente, come al solito ringrazio tutti per l'attenzione, l'appuntamento per chi mi vuol seguire ogni giorno dopo le 18.30, il commento finale della seduta sui mercati finanziari sul sito YouTube di Trend Online. A chi non ho risposto in chat, il consiglio appunto è di scrivere alla mail che vedete sullo sfondo. Ricordo è sempre in atto la promozione per quanto riguarda report, abbonamenti semestrali e annuali. Chi fosse interessato basta consultare la pagina Trend Online o scrivere ancora una volta alla mail che avete sullo sfondo. Come al solito ringrazio tutti per l'attenzione, per l'iscrizione e per sopportarmi ogni lunedì. L'appuntamento è a lunedì prossimo e come al solito buon trading a tutti.